Bene, eccoci, video numero 3, spero l'ultimo. Qui andremo velocissimi perché i cambiamenti nella mappa non li voglio far vedere, o meglio, potete vederli nella loro live. Io è inutile che li commento perché tanto sono cambiamenti che secondo me apprezzeremo solo e esclusivamente quando andremo in game. Hanno fatto dei cambiamenti generali un po' su tutte le piattaforme, andando ad inserire delle zone in cui ci si può riparare e a coprire alcuni buchi della mappa e dei vari tetti in cui si potevano lanciare dentro dinamiti o altre minchiate. Beh, niente di particolare, come vedete, hanno inserito per esempio una strada qua sotto a Catfish per tagliare, hanno inserito alberi, hanno inserito delle isolettine, sono veramente andato ad inserire, come vedete, i cambiamenti del tetto. Prima era, adesso è praticamente distrutto, dopo sarà completamente pieno. Sono andati a cambiare le finestre per quanto riguarda tutte le varie cose e anche gli interni di alcuni edifici. Questo praticamente hanno creato nella vecchia mappa, essendo comunque quella meno studiata per questo gioco a confronto di Lawson Delta, secondo me hanno voluto aggiungere diverse situazioni, o meglio, migliorare alcune situazioni che rendevano il gioco molto più statico e soprattutto hanno inserito le finestre e delle passerelle in punti in cui normalmente c'erano dei player a camperare. Quindi in questo caso non c'è più magari una sola entrata, ma ce ne sono due o tre, le sono andate a inserire, a cambiare. Questo per agevolare magari chi invece ha un approccio al gioco molto più dinamico e molto più aggressivo. Che va sempre bene, che va sempre bene. Come vedete, sono state cambiate, qua sono state aggiunte delle passerelle qui e qui sopra per poter arrivare. Adesso vediamo, eccole qua. Voilà. Qua potremmo salire, se per caso c'è qualcuno sul tetto, normalmente succede, potremmo arrivargli e colpirli dall'alto senza alcun problema. Anche qua hanno inserito alcune cose nella mappa nuova, ovviamente non sono Delta perché anche questa è andata a migliorarsi. Ed eccoci invece agli AI improvement, che sono quelli che mi interessano di più e sono anche quelli più divertenti da far vedere. Ovviamente la live finisce con gli AI improvement e probabilmente ce ne saranno un'altra. AI improvement che vanno ovviamente anche a toccare i boss, lo spider e l'assassino. Ma andiamoli a vedere un attimo più nel dettaglio. Sia per quanto riguarda l'immolatore che per quanto riguarda il Water Devil, li hanno resi molto più facili da uccidere, perché in questo caso ci volevano troppi colpi per tirarli giù, li hanno diminuiti. Quindi in teoria l'immolatore ci vogliono 5 colpi da corpo a corpo per buttarlo per terra, in questo caso ce ne dovrebbero volere solo ed esclusivamente 3. Hanno incrementato il caos provocato dall'Armored e dai Grunt, quindi sia l'Armored che i Grunt. L'esempio è, noi vediamo un Armored, magari sappiamo che ci sono dei nemici, l'Armored inizia a fare casino e inseguirci, dobbiamo proteggerci, quindi magari sfondiamo una finestra ed entriamo in una casa. Normalmente l'Armored non sa più cosa fare, quindi si placa, si calma e se ne va. In questo caso sia l'Armored che i Grunt cercheranno di arrivare da noi. Ovviamente non apriranno le porte, non scavalcheranno le finestre, ma rimarranno comunque vicino alla finestra, vicino alla porta, tentando di sfondarla per arrivare a noi. Diciamo che è una modalità frenzy. Questo rende tutto molto più complicato perché o li si ammazzano, oppure avremo un caos perché i mob stupidi normali cercheranno di venirci a prendere in qualsiasi caso, anche se non riusciranno realmente ad arrivare da noi. È un bel cambiamento, secondo me, non è niente male. Per quanto riguarda le hive, invece, vale lo stesso discorso per le hive bomb. L'unica differenza che gli hanno inserito in più delle hive è che quando noi andiamo a ripararci, stesso discorso di prima, magari all'interno di una casa chiudendo la porta, e in questo caso l'hive non riesce più ad arrivarci, se ci saranno dei buchi nella casa o comunque l'hive avrà modo di poter far arrivare, per esempio con una finestra rotta o il tetto bucato, le hive a noi, beh, in questo caso succederà. Quindi state attenti, se avete la possibilità di uccidere le hive, uccidetele prima che succeda una roba del genere e morire come dei efficienti all'interno di una casa, perché non si sapeva questa cosa. Comunque sarà da provare sicuramente. Water Devil, discorso dell'immolatore uguale, ci vorranno meno colpi per colpirlo.
Il cambiamento più grosso è il Mi-Ted. Il Mi-Ted ha un cambiamento di non poco conto. Come sappiamo tutti, i Mi-Ted sono una rottura di coglioni enorme. Rottura di coglioni che riguarda il fatto che se noi vogliamo andare a passando vicino a lui, o comunque normalmente sono vicini agli indizi, dovremo distrarlo. In questo caso uno di noi lo deve distrarre e l'altro deve andare a prendere l'indizio o passare, oppure dovremo correre finché non ci lascia come target. L'area di intervento del Mi-Ted in questo caso è abbastanza ridotta. I vermiciattoli che lui butta giù dal corpo sono accanto a lui, normalmente a 2-3 metri da lui. Bene, in questo caso il Mi-Ted è stato cambiato completamente. I vermi inizialmente vanno a una distanza doppia o tripla da lui, quindi avrà un'area di ingaggio enorme. Ok, vediamo se l'area di ingaggio ve la posso far vedere dall'alto. Eccola qua. Guardate, l'area di ingaggio del Mi-Ted. Ok, l'area di ingaggio del Mi-Ted, come vedete qua c'è un verme. L'area di ingaggio del Mi-Ted è tutta quest'area. Prima normalmente se il Mi-Ted era qua rimaneva in questa zona qua, se era qua rimaneva in questa zona qua. In questo caso i vermi vanno veramente ovunque da lui. Appena sentono un rumore i vermi partono. Gli hanno aumentato la velocità i vermi, ma la cosa assurda è che se per caso vi arriva una poison bomb, un hive bomb, cioè un hive di fianco, e qualcuno vi avvelena, il Mi-Ted automaticamente ha un target fisso su di voi. Vuol dire che arriverà correndo al doppio della velocità per colpirvi e non vi mollerà finché il veleno non scompare da voi. Quindi, oltre ad essere avvelenati, se per caso c'è un Mi-Ted nelle vicinanze, sappiate che avrete anche un Mi-Ted al culo che vi insegue per uccidervi. Quindi state ben attenti. Il Mi-Ted è diventato veramente un problema nelle aree strette e dove non ci si può nascondere. Inoltre, come vedete, lui è dall'alto, l'ha fatto vedere, ogni volta che noi cercheremo di faremo del rumore, il Mi-Ted, come i Grunt, come gli Armored, farà un ciocco terribile della Madonna. Quindi è un bellissimo cambiamento, secondo me il Mi-Ted era veramente un mostro quasi inutile in questo gioco, in questo caso veramente rende il tutto molto più complicato, soprattutto se ha degli indizi di fianco, quindi dovremmo obbligatoriamente ucciderlo, ma prima cosa uccidere i vermi, perché i vermi sono la cosa peggiore, in pratica il verme è lo spotter e il Mi-Ted è quello che vi uccide. Bellissimo cambiamento, sinceramente, un cambiamento molto molto bello, eh. Boss change, lo spider e l'assassino, che cosa gli hanno fatto? Beh, molto semplicemente gli hanno dato la modalità frenzy. Adesso ve lo faccio vedere. Ecco qua la modalità frenzy. Quando vengono colpiti tot volte, sia l'assassino che lo spider non vi molleranno. Vedete? Continueranno a colpirvi, a inseguirvi e a colpirvi, a inseguirvi e a colpirvi. Questo secondo me è un cambiamento molto utile, perché attualmente è diventato troppo facile uccidere lo spider e troppo facile uccidere l'assassino. Anche il butcher in realtà è veramente una cagata, visto che si uccide col corpo a corpo. Però in questo caso avere dopo 2-3 colpi lo spider e l'assassino che ci inseguono per colpirci, e di danno ce ne fanno soprattutto all'assassino, non sarà così facile da poter uccidere con le lanterne come si fa attualmente. Vedete, adesso va in frenzy mod e ci insegue. Non sarà così facile farlo, ma bisognerà comunque trovare un sistema per evitare la frenzy mod di entrambi i boss. Secondo me è un bel cambiamento, è carino. Potevano secondo me renderli un po' più difficili da ucciderli, perché veramente le fiamme gli fanno dei danni osceni, ma comunque è un buon cambiamento. Bene, la live si conclude con i cambiamenti del boss, ovviamente. Io credo di aver finito il video. Se ho dimenticato qualcosa, ragazzi, scrivetela sotto nei commenti. 2 ore di video di live sono state veramente assurde, anche per fare questi 3 video e tradurli senza utilizzare un plot, senza mettermi lì a scrivere tutto, perché sennò ci avrei messo 3 giorni a fare tutto. Spero di esservi stato utile. Con questo noi ci vediamo la prossima live con un showdown, o magari prossimi video che riguardano qualche altro gioco. Con questo è tutto, GG a tutti quanti, ci vediamo in game, ciao!